Maurizio Crozza non risparmia davvero nessuno, nemmeno il campione italiano più amato del momento. Jannik Sinner, numero uno al mondo, è a Torino per le ATP Finals, dove sta sfidando i migliori tennisti del circuito. Alla sua partita di esordio, ha facilmente battuto l'amico De Minaur in poco più di un'ora. Ma l'obiettivo di Sinner non si ferma qui, vuole trionfare anche in Italia, dove è osannato come una star. Tuttavia, Crozza sembra non cedere al suo carisma. Nel suo monologo, Crozza ha ironizzato sulle dichiarazioni di Sinner riguardo i 6 milioni vinti in Arabia Saudita, con l'azzurro che ha annunciato la creazione di una fondazione per aiutare persone, animali e natura. Crozza ha commentato: «Non è meraviglioso? Una fondazione per fare del bene». E poi ha aggiunto, con tono sarcastico, come a Monte Carlo, dove Sinner ha la residenza fiscale, stiano nascendo nuove opportunità per gestire il suo patrimonio. A Monte Carlo non paghi tasse, ma è tutto legale, anzi per bene, come direbbe lui. Sinner, conta essere una persona per bene, la mia fondazione aiuterà famiglie e bambini. Noi in Italia abbiamo una fondazione che aiuta tutti, si chiama IRPEF. Il monologo ha scatenato una reazione veemente da parte dei fan di Sinner, che su X si sono scagliati contro il comico. Demagogia a buon mercato, populismo per le menti deboli, invidia sociale mascherata da giustizia sociale, ha scritto un utente, criticando Crozza. Nel suo pensiero c'è la stessa filosofia dell'ex popolo grillino, quello che gettava centinaia di miliardi in bonus edilizi e truffe sul reddito di cittadinanza, ma poi si indignava per il successo di chi merita davvero. Insomma, la solita fuffa che porta un misero 6.1% di ascolti e temo molto meno alle urne. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.